Amici Non Solo Calcio, è davvero un piacere ospitare qui allo Squalo Beach a Baia Domizia. Praticamente siamo andati a prenderlo mentre è in vacanza, il mister Nello Di Costanzo. Ciao Nello. Buongiorno a tutti. Nello, ti stai godendo un po' le vacanze perché dopo la stagione al Pomigliano, dobbiamo ricordarlo, no? Sei riuscito davvero in extremis con grande fatica, ovviamente col tuo grande lavoro, a salvare il Pomigliano. Sì, dopo anni di Serie C, di Serie B, quest'anno... sono stato chiamato a 6 giornate alla fine a Pomigliano in Serie D. Hai fatto il miracolo anche. E ci siamo salvati all'ultimo minuto dell'ultima giornata, grazie anche in concomitanza al risultato della Turris che stava 2 punti sopra il Pomigliano, che perdendo a Taranto noi abbiamo scavalcato. Ecco, quindi un po' un pizzico di fortuna pure c'è stata, però noi... La cosa bella è che all'ultimo minuto siamo riusciti a vincere una partita fuori casa a San Severo e quindi a salvarci direttamente. Nello, prima abbiamo ospitato Dino Fava e proprio questo dicevamo, che ormai diciamo che la Serie C tra virgolette non è più quella ovviamente quello che dimostrava prima con i giocatori, con gli allenatori. Adesso società di Serie D e anche società di eccellenza riescono a dare anche di più delle squadre di Serie C, infatti non a caso tu sei sceso ad allenare in Serie D. È così. Più professionalità ovviamente. Sì, ci sono molti più giocatori che vengono dai professionisti, anche gli allenatori, sia in Serie D che in eccellenza. Ma questo probabilmente è dovuto... Perché? È dovuto al fatto che se, fino a qualche anno fa c'erano C2 e C1 e adesso è stata unificata in un'unica Serie C, tagliando tante squadre. Da 90 si è portati a 60 squadre in un'unica Serie C, per cui la Serie D è come se fosse la C2 di qualche tempo fa. Peraltro, anche se lo status è di dilettante, ma i calciatori fanno solo questo mestiere, anche se non ci sono le grandi cifre dei palcoscenici delle società di A e B, però comunque loro fanno i professionisti a tutti gli effetti, quindi ci sono anche molti miei colleghi che stanno scendendo in Serie D. L'ultimo ieri a Isernia, società appunto di quarta serie, che ha fatto firmare Silva, un allenatore che ha fatto anche la Serie A con l'Ascoli, e quindi c'è molta... oramai la Serie D è un... C2 per intenderci. È una categoria professionistica. Guardando il Napoli, perché tu ovviamente sei sempre tifoso del Napoli, lo sguardo attento c'è sempre con il Napoli. Questo nuovo allenatore, Ancelotti, però finora, ecco, si parla ovviamente di Ronaldo alla Juve, però a Napoli non arriva ancora nessuno. Tu cosa pensi? Che è una strategia di mercato, Nello? No, io credo che De Laurentiis sappia il fatto suo su oramai a dimestichezza sull'acquisto dei giocatori e sono certo che stia lavorando dietro alle quinte per l'arrivo di un cosiddetto top player. Non è Cavani secondo te? Ma che potrebbe anche essere Cavani, io sarei l'uomo più felice del mondo essendo tifoso del Napoli, perché lo stimo molto e onestamente, sebbene Ronaldo abbia vinto i palloni d'oro, abbia dei numeri, delle giocate straordinarie, io in una mia squadra ipotetica preferirei Cavani a Ronaldo. Ditemi. Lo vedi più operaio, eh? Lo vedi più operaio? No, io sì, ma un operaio fuori classe. Attenzione, che non ha quelle giocate di Ronaldo, però ha i numeri, ha forza per... La consistenza, per intendere. Sì, ha il fiuto del gol, ne fa tanti comunque, e poi lavora per la squadra, è un generoso, quindi per me è un attaccante ideale. Vedendo il Napoli, secondo te, ovviamente scherziamo, non ne vogliamo dare qua i consigli assolutamente, però secondo te cosa manca a questo Napoli, vedendo anche l'anno scorso, ecco, considerando che tanti calciatori andranno via sicuramente, ecco, secondo te il Napoli che cosa dovrebbe avere? Ma io penso adesso bisognerà aspettare un po' con quale sistema di gioco decida di giocare Ancelotti, e poi in base a quello potremo essere più chiari, più avere delle idee più precise su quale giocatore potrebbe essere utile alla causa del Napoli. È vero che se giocano con 4-3-3 bisognerà vedere Hamsik se nell'interpretazione del ruolo di metodista è altrettanto bravo come lo era Jorginho.
e poi se diciamo adesso a occhi e croce, vedendo un po' la rosa attuale, tutti quanti vediamo che tra Milik e Inglese sono molto bravi, saranno magari delle sorprese, in futuro potrebbero diventare grandissimi, ma in questo momento non sono certezze e quindi la speranza è che arrivi proprio quell'attaccante. Un campione. Penso, sì, un campione, un fuoriclasse, perché poi negli altri ruoli onestamente a me sembrano tutti molto bravi, quindi non vedo lacune se non nel terzino destro, ma in alternativa, perché Yusai io lo reputo un ottimo giocatore, ma è solo, non c'è neanche più Maggio che lo poteva sostituire, quindi ci vorrà un altro giocatore in quel ruolo senz'altro. E l'addio che ti è dispiaciuto di più del Napoli qual è stato, mister? Ma in questo momento non è che sono andati via tanti giocatori, se non Jorginho, che negli anni è cresciuto, e Reina, ma Reina lo sapevamo già da tempo perché dopo febbraio poteva già firmare altrove e lo ha fatto, e onestamente io sono uno di quelli che è dispiaciuto per Reina, lo era anche se non sbaglio con Mazzarri, con Benitez, quando dopo il primo anno che fece a Napoli lui andò al Bayern di Monaco se non sbaglio, e il Napoli ne risentì perché prese un portiere giovane, ma Reina può essere anche non un portiere diciamo d'élite, però la sua personalità, il suo l'uomo senso... L'uomo da spogliatoio. Sì, è l'uomo da spogliatoio. Quindi questo quid in più è dovuto al fatto che lui aggrega la sicurezza, è uno che lega molto nello spogliatoio, cioè personalità, e in quel ruolo lì è fondamentale, come sa il buon Giuseppe Della Corte, che è un ruolo decisivo in cui se c'hai personalità che trasmetti anche sicurezza a tutto il reparto difensivo, penso che è un qualcosa in più. Adesso speriamo che non sia troppo lungo l'infortunio di Meret, perché in porta è tutta un'incognita. È andato via anche Seve, quindi voglio dire. Certo. Mister, invece per il futuro che cosa ci racconti per te? Stai attendendo? Ma sì, io diciamo la speranza che mi chiami qualche squadra di Serie C in questo momento, ma il cerchio si sta stringendo e quindi... Mister, sei stato al premio Malafemmina quest'anno, quindi di solito il premio è di buon auspicio, quindi sei stato anche premiato proprio dal presidente, no, dell'associazione direttori sportivi italiano Alfonso Morone, quindi due premi per forza ti porterà bene, insomma, noi attendiamo tue. Sì, in passato ho avuto premi perché stavo allenando in Serie B e C con... Noi col Messina, ricordo. Sì, sì, con dei buoni risultati. Adesso, diciamo, in categorie inferiori, ma comunque quest'anno sono veramente molto soddisfatto perché non è tanto la categoria che ti fa avere delle gratificazioni, ma alla fine sono i risultati e la soddisfazione che i giocatori ti seguano. Quindi che sia di buon auspicio, se non è una squadra di Serie C. Allora promesso, ti veniamo a trovare, magari come c'è questa nuova squadra, noi veniamo lì e facciamo uno speciale. Senz'altro, con molto piacere. Grazie al mister Nello Di Costanzo per essere stato Non Solo Calcio. A voi dell'invito. My bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Player haters, get away, or my lead will spray. Squeeze off till I'm empty, don't tempt me. Only to hell I send thee, all about the Benjis. Why? The Benjamins, baby. Uh-huh. Yeah. It's all about the Benjamins, baby. Uh-huh. Yeah. It's all about the Benjamins, baby. Uh-huh. Yeah. It's all about the Benjamins, baby. Uh-huh. Yeah.